1-0 risultato finale con i padroni di casa che trovano il gol della vittoria in pieno recupero con il numero 18 Ramacci. Ma andiamo con le riprese di Samuele Pioppi a vedere quali sono le principali occasioni appunto di questa gara. Lo Spoleto si presenta con Romani al centro della difesa e con Antonio spostato sulla fascia sinistra al posto di Bianchini Marco, con Agliani al posto di Apolloni infortunato sulla corsia destra. A centrocampo Cesare al posto dello squalificato Faloia, davanti Esposito dà spazio ancora al tandem Papadolo-Villa, supportato sulla sinistra da Minelli. Nel gualdo il tecnico Paolo Beruatto conferma la formazione che domenica scorsa ha sconfitto per 2-1 il Cannara, ad eccezione di Carangelo che torna titolare dopo la squalifica. A fargli posto è Sannipoli. Al 12° la primazione della Voluntas, calcio di punizione dalla tre quarti di Romeo, la difesa gualdese di testa rinvia dalle parti di Colantonio, che conclude però centralmente senza problemi per Carletti. 3 minuti più tardi arriva la risposta dei padroni di casa con il numero 9 Ferragina, che in area controlla bene, si gira ma conclude debole centrale. Al 16° ancora la Voluntas a farsi pericolosa con un destro a giro su calcio di punizione dai 20 metri di Romeo, che colpisce la parte superiore della traversa. Al 26° arriva la risposta del Gualdo con una punizione dalla sinistra di Campese che scodella al centro. Tosti, estremo difensore della Voluntas, di pugno con una bella uscita, anticipa tutti. La partita scorre via senza grandi sussulti fino al 38° quando è il Gualdo a farsi vivo dalle parti di Tosti. Bella combinazione Campese-Ferragina-Campese con il numero 4 che da pochi metri fuori dall'area conclude forte ma centrale. Tosti respinge con i pugni. Al 39° pronta la replica degli ospiti con Caporali che va via bene sulla fascia destra e mette dietro per Romeo, bravo a seguire l'azione. Il suo tiro però è centrale, Carletti respinge con i pugni. Dopo 1 minuto di recupero il primo tempo termina sul risultato di 0-0. Il secondo tempo ricomincia con gli stessi 22 del primo. Al 7° è la Voluntas ad essere pericolosa con un bel cross dalla sinistra di Minelli dopo uno scambio sulla fascia con Villa. È bravo però Carletti a far su il pallone in uscita proprio sulla testa del numero 7 biancorosso. 1 minuto più tardi a Romani che su calcio d'angolo dalla destra di Romeo mette alto di testa sopra la traversa. La partita scivola via con una leggera supremazia territoriale dei padroni di casa, ai quali ha dato vivacità l'inserimento sulla fascia destra del numero 15 Camoni. Al 18° sono i padroni di casa a rendersi pericolosi in contropiede con Ferragina che appena dentro l'area tenta un sinistro a giro, facile però per Tosti. Al 21° primo cambio nelle file della Voluntas con delle donne che prende il posto di uno spento Minelli. Non succede più nulla fino al 36° quando giocatori e pubblico di casa protestano per un atterramento del numero 18 Ramacci messo giù in area. Per il signor Massimetti di Città di Castello è simulazione. Al 41° ancora Gualdo vicinissimo al vantaggio con il numero 9 Ferragina che di testa su un cross dalla sinistra costringe Tosti alla grande deviazione in angolo. È il preludio al gol che arriva però in pieno recupero al 50°. Il nuovo entrato Ramacci sul lancio del numero 8 Junior controlla bene in area, salta Agliani e di destro con il collo del piede in diagonale fa secco Tosti per l'1-0 finale. Dal Carlo Angelo Luzzi, Stefano Bencivenga con le riprese di Samuele Pioppi vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima edizione.